coscienza che l'idea, lo spunto è venuto da dei nostri dottorandi, che infatti poi hanno collaborato all'organizzazione, in particolare il maestro Umberto Cerini e una dottoressa di ricerca che è Elena Bado. E questo noi come dottorato di ricerca ci piace molto, insomma, accogliere queste iniziative, questi spunti che vengono proprio dai nostri dottorandi. L'occasione era giusta, il momento era arrivato per gettare nuova luce su questa figura che abbiamo già visto, grazie alla mattinata di oggi, essere effettivamente una figura centrale nella vita culturale, spirituale, artistica del nostro, della nostra Firenze. Ecco, questo sviluppo della musica a livello internazionale, quindi sono molto lieto che sia voluto ricordare quest'uomo e che oggi appunto possiamo solennizzare questo anniversario in maniera adeguata. Attraverso ruoli importanti delle istituzioni culturali e religiose della nostra città, attraverso degli studi, del Duomo e stasera il concerto alla Basilica di San Lorenzo, ma anche questa piccola chiesa, un'antica, come sapete, sede della Confraternita di Gesù Salvatore, presso la quale il signor Casini svolse la sua formazione di sacerdote. E il pastore di questa chiesa, è per me un piacere vedere l'attenzione del mondo accademico, di voi studiosi e musicisti, rivolta verso un musicista che fu anche prete del clero di questa città. Peraltro il Casini è soltanto una personalità, delle molteplici personalità dei sacerdoti fiorentini che hanno servito la chiesa, la cultura, attraverso l'arte e la musica. Qui ricordo Francesco Corteccio, Filippo Vitali, Marco da Gagliano, Luca Batti, Bonaventura Cerri, Francesco Feroci, nomi noti e meno noti che però hanno lasciato un segno nella storia della musica di questa nostra città e da questa nostra città in genere nella storia della musica nel mondo. Oggi traccia portanti del loro operato sono racchiuse nelle antiche carte conservate negli archivi degli importanti, più importanti chiese di Firenze, un patrimonio inestimabile che voi certamente potete sapientemente stimare, apprezzare a livello musicologico. Credo che però lo sguardo alla musica sacra del passato sia veramente completo quando viene affiancato da un'attenzione quella che era la finalità di questa musica, quindi agli aspetti spirituali, liturgici e più largamente ecclesiali che circondano queste opere. Ed è compito anche della Chiesa contribuire a questi aspetti dello studio. Inoltre è importante cercare di valorizzare questo repertorio, sia in ambito concertistico e per quel che mi riguarda ancor più in ambito spirituale e liturgico, riproponendo all'attenzione non solo quindi dell'ascolto colto, ma anche della vita liturgica ed ecclesiale della nostra comunità. Questa è l'opera che mettiamo in atto, peraltro le rassegne Ofloscolente, che da oltre 20 anni svolgono appunto la loro attività nella nostra cattedrale. E anche però quella più giovane rassegna In Celestis Thesaurus, che è giunta alla terza edizione nella Basilica di San Lorenzo. L'attività sia della Cappella Musicale del Duomo che della Cappella Musicale di San Lorenzo, che proprio quest'ultima è attenta in particolare al repertorio seicentesco, a cui appartengono appunto anche le opere del Casini, riporta pagine di musica sacra antica fiorentina nelle solenni liturgie che si svolgono in questi importanti luoghi di culto. E se queste iniziative che nascono da diverse anime legate alla Chiesa fiorentina sapranno incontrare il mondo accademico, confrontarsi con esso, credo che verrà certo un arricchimento sia per l'Accademia che per la Chiesa. Da parte mia sono molto lieto che quest'anno le meditazioni che io dedico ogni Quaresima a temi legati appunto al tempo quaresimale
quale verteranno nella composizione di alcuni responsori tratti appunto dalle opere di Cassini, e quindi unirò quella che è una riflessione spirituale che questo devo fare, perlomeno in tempo quaresimale, alla riproposizione in un contesto, diciamo, non liturgico ma spirituale sì, della produzione del Cassini. Quindi sono molto lieto di questa iniziativa che è stata presa con questo convegno e ringrazio chi ha lavorato alla sua realizzazione, la professoressa Mila De Santis, la dottoressa Elena Bado e il maestro Umberto Cerini, dottorando all'Università degli Studi, ma anche collaboratore dell'Istituto di Musica Sacra della nostra Arcidiocesi. Ecco, vi ringrazio per aver voluto inserire anche questa antichissima, seppur rinnovata nel Settecento, chiesa che sta al fondamento della presenza dei vescovi all'interno della nostra città, e di averla voluta inserire appunto nell'itinerario che oggi vi riconduce alla riscoperta, all'approfondimento della figura e dell'opera di Giovanni Maria Cassini. Grazie davvero. La chiesa più giovane, questa concettuale, di Firenze, che non ci ha ospitato negli anni, un'opera, un validissimo sacerdote, amico della musica, per appunto Mazzonelli e Rattoni, che ha voluto non solo un grande organo nella sua chiesa,